Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Siamo qui, fratelli e sorelle carissimi, in questa occasione peculiare della congregazione di questo splendido tempio in onore della Madonna del Rosario. Brevemente vorrei con voi riflettere sul significato di questa felice coincidenza, che oggi tra l'altro è anche il primo sabato del mese, l'antivigilia dell'8 maggio, quindi siamo davvero soprannaturalmente fortunati ad essere qui oggi. Consacrare e dedicare una chiesa vuol dire, come sapete, sottrarre un edificio sacro, costruito in un certo modo all'uso profano, perché sia destinato al culto di Dio. Molti fedeli oggi non sanno come fate a riconoscere che una chiesa è consacrata e dedicata. Se guardate le colonne e le contate, vedete, lì c'è una croce, ci sono 12 croci affisse sulle colonne. Il vescovo, quando vede una chiesa passa, unge con il crisma tutte e 12 le colonne e cosparge di crisma l'altare. Sapete che il crisma si usa per consacrare le chiese. Quando veniamo battezzati, quando veniamo cresimati per noi sacerdoti, quando veniamo ordinati, ci vengono unte le mani. Quello che ha unto col crisma appartiene al Signore, è suo, e non possiamo farne un uso profano. Questo vale per la Chiesa. Questo vale per noi che siamo consacrati per il battesimo. Noi siamo tempio dello Spirito Santo, né più né meno di come lo era Maria Santissima, che è invocata anche come tempio dello Spirito Santo, e né più né meno di come è la Chiesa. Brevemente vorrei oggi riflettere con voi. Oggi, a mio avviso, con i miei fratelli qui mi potranno confermare o smentire, si è un pochino perso il senso della sacralità del luogo sacro, della Chiesa. Qui dentro è un luogo dove io devo essere agevolato, favorito e aiutato ad entrare in contatto con Dio. Qui c'è Lui, non semplicemente metaforicamente. Voi sapete che in ogni chiesa c'è il tabernacolo, dove c'è la presenza viva e reale di Gesù. Qui c'è questa miracolosa effigie della Madonna di Pompei. Quindi il nostro stare in chiesa richiede un'attenzione interiore anzitutto, ed anche esteriore, che esprima il fatto che noi crediamo che questo è un luogo consacrato al Signore. Cosa dicevano i maestri di spirito a partire da San Benedetto in poi? Cosa si fa in chiesa? In chiesa si fanno due cose. Si parla con Dio, cioè si prega, oppure si parla di come sto facendo io adesso, e cos'altro si fa? Basta. È brutto, è sicuro che è molto brutto, vedere che a volte, specialmente alcuni turisti un po' così, trattano le chiese come se fossero musei, entrano senza nessun di rispetto, chiacchierano a alta voce, la chiesa diventa un mercato. Oggi si sta prendendo questa andazza e non si fa più neanche caso, la chiesa non è un mercato. Cioè il silenzio va sempre costruito e mantenuto. Noi su questo dovremmo essere un pochino esemplari, noi che siamo qui partecipando alla Santa Messa, perché magari un turista ci crede poco, e non dico che è giustificato, perché non è mai giustificato, perché dovrebbe comunque avere rispetto, però noi no, dobbiamo fare attenzione di essere attenti a questo particolare e anche edificare con un buon esempio. Sapete che il grande San Pio della Medicina aveva scritto in Galateo quando si sta in chiesa. Quando entri in chiesa, acqua santa, segno di croce, saluta Gesù in Eucaristia con una bella confessione, vai a posto, mettiti in ginocchio, ringrazia, dopodiché o preghi in silenzio, o assisti alla Santa Messa, partecipi alla Santa Messa duramente, dopodiché preghi e dopodiché esci. Questo sarebbe proprio il top. Un altro esempio appunto di equivalenza nei confronti dei nuovi sacri, che sicuramente il lettore avrà da tribolare con me, una splendida chiesa turistica, sono delle forme completamente inadeguate alla modestia esteriore al luogo sacro, purtroppo, e oggi diranno, questa è la casa di Dio, io scherzando, a volte mi sono trovato a dire con tanta verità a qualcuno di una figlia mia, sorellina mia, questa è la chiesa, non è un luogo di palliazione, cioè è brutto dover far notare certe cose di questi tempi, però c'è proprio questo senso di sfandamento. Ora è importante recuperare alla scuola di Maria il senso dell'importanza del luogo sacro. Noi abbiamo bisogno di entrare in contatto con Dio.
non possiamo portare tutto il mondo qui dentro, perché di mondo noi siamo già venuti fuori. Il mondo oggi, se uno si vuole divertire, vuole farsi la vita, uscire, ce ne ha quante ne vuole, ma io vi assicuro che i fedeli hanno bisogno di trovare anche degli spazi, certamente non bastano degli spazi sacri, dove possano respirare il contatto con noi. Chiediamo a Maria Santissima, in questa Santa Messa, che ci aiuti, e tutti quanti, a riscoprire la bellezza e l'importanza di questi luoghi, la cui bellezza esteriore è anche non solo dedicata a colui o a colei al quale è dedicata, ma dovrebbe essere anche un riflesso, e questo è il fine, della bellezza di Dio. Quando guardiamo un'opera d'arte in una chiesa, non fermiamoci alla bellezza dell'opera, lo dobbiamo sempre pensare: se quest'opera è così bella, quanto sarà bello vedere Dio faccia a faccia? Perché questo è il senso. Questa è una rappresentazione molto lontana della bellezza del cielo, ma dovrebbe favorire ad innalzarci e ad elevarci. Allora, siamo dati Gesù.